Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti al webinar di Rinnovabili.it, Comunità Energetiche, motore per la transizione energetica, un evento organizzato con l'associazione Borghi Autentici d'Italia e con il patrocinio di RSE e del GSE e di Air Day Italia. Io sono Mauro Spagnolo, il direttore responsabile del quotidiano, vi do il benvenuto, oggi siete moltissimi. Siamo particolarmente contenti e vorremmo affrontare un tema che è molto di attualità nel nostro settore, anzi direi che è una delle novità principali che sono accadute nel nostro settore negli ultimi mesi, e cioè le comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette share. Come sapete, questo nuovo modello di condivisione energetica si è sviluppato in Italia, è stato autorizzato in Italia col decreto mille proroghe del 2019 e da allora c'è stato, possiamo testimoniare noi come testata di settore, un grandissimo movimento, una grandissima attenzione non solo degli stakeholder ma anche degli utenti su questa nuova modalità di utilizzare, di produrre e di utilizzare energia. In che cosa consiste? Credo che oramai lo sappiamo tutti, si tratta di un nuovo modello che consente di passare dalla possibilità di produzione e di consumo del singolo cittadino o del singolo soggetto, come era prima. Oggi è possibile fare tutto questo all'interno di un gruppo, una cosiddetta comunità. E la cosa interessante è che questa comunità può essere eterogenea, cioè possono unirsi in comunità energetica dei condomini, delle fabbriche, delle piscine comunali, dei supermercati e chi più ne ha ne metta. Come si diceva, dal milleproroghe in poi sono partiti vari progetti. Attualmente, ce lo dice il report di Legambiente che è uscito l'altro ieri, sono circa 30 le comunità energetiche in lavorazione in Italia, e a vari livelli di progettazione e di realizzazione, e fra queste tre sono già operative. La prima tra tutte è quella di Magliano Alpi, e ne parleremo poi approfonditamente con i responsabili. Poi c'è quella di Napoli, realizzata con la Legambiente, e infine c'è un condominio a Pinerolo, che è il primo condominio di autoconsumo collettivo in Italia. Quindi grandissima novità, grandissimo interesse, anche se bisogna dire che prima di parlare di comunità energetiche bisogna immaginare che questo nuovo modello si poggia su nuove tecnologie, sulle nuove tecnologie che già, devo dire, in Italia sono discretamente sviluppate. E quindi è impossibile parlare di comunità energetiche se non parliamo di smart grid, se non parliamo di digitalizzazione dell'energia, se non parliamo di mobilità elettrica e di tanti altri settori davvero innovativi che stanno innovando, che stanno davvero cambiando il nostro settore. Noi ne siamo dei testimoni. Rinnovabili.it esiste oramai da 16 anni e la trasformazione tecnologica è davvero grande. Però io non vorrei che si parlasse solo di tecnologia o di mercato, cose importanti di cui sicuramente avremo traccia, ma una delle grandi novità della comunità energetica è l'innovazione da un punto di vista sociale. Questo nuovo modello disegna delle nuove possibilità all'interno dei nostri territori che potrebbero davvero essere interessanti e risolvere alcuni problemi atavici del nostro paese, come ad esempio quello della povertà energetica. E non a caso questo evento l'abbiamo organizzato con l'associazione Borghi Autentici d'Italia, proprio perché abbiamo voluto associare il fenomeno della comunità energetica con quello dei territori e delle piccole realtà di grande qualità che insistono sul nostro territorio. C'è poi da dire che la ulteriore novità, e ce ne parleranno i nostri relatori a brevissimo, è quello del
sarà quello del recepimento della direttiva europea, la 2018, che rimuoverà, così pare, completamente le ultime barriere, gli ultimi ostacoli allo sviluppo delle comunità energetiche e davvero potremo in modo particolarmente diffuso e io aggiungo democratico, immaginare lo sviluppo di questo nuovo strumento e di questo nuovo modello. Fino a qui lo stato dell'arte di questo settore, ma l'obiettivo dei lavori di quest'oggi è quello di capire, insieme alle testimonianze che raccoglieremo, quale sarà il ruolo concreto delle comunità energetiche rinnovabili nella transizione energetica. Quindi quanto conterà questo nuovo modello sia nella diffusione delle rinnovabili, dei sistemi di efficienza energetica, sia anche, come si diceva, nella diffusione di nuovi modelli sociali. Non vorrei prendere ulteriormente tempo ai nostri relatori, che sono molti, e vorrei subito dare la parola al primo. Abbiamo il senatore Gianni Girotto, in molti nel settore lo conosciamo, è presidente della Commissione Senato Industria, Commercio e Turismo ed è, non lo dico perché lui mi ascolta, uno degli uomini politici. Perché gliel'ho anche detto sempre dal vivo, uno degli uomini politici più preparati, più attenti e anche più impegnati a sostegno del nostro settore, quello delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Quindi è la persona forse più adatta a cui possiamo chiedere, senatore, quali sono realmente le potenzialità e le prospettive delle comunità, energetiche in Italia, specialmente in vista del recepimento della direttiva europea. Senatore. Grazie, buonasera, buonasera a tutti, buonasera agli altri ospiti e a tutte le persone che ci seguono e che eventualmente un domani dovessero vedere la registrazione. Le potenzialità sono veramente molto, molto ampie. Ovviamente è chiaramente difficile fare delle previsioni perché? Perché qui non c'è un programma politico pubblico di dispiegamento. Qui non siamo in presenza, per esempio, di un piano come quello sull'infrastrutturazione delle colonnine elettriche, nelle quali lo Stato si è dato degli obiettivi e sta cercando di perseguirli. Qui semplicemente lo Stato, la politica, ha tolto un divieto, ha tolto un divieto che sussisteva sino a febbraio dell'anno scorso e che, per esempio, di fatto impediva a 1.200.000 condomini di installare un impianto, diciamo così, condominiale, appunto, perché era vietato dare l'energia ai singoli appartamenti. Si poteva costruire l'impianto, ma dare l'energia solo all'ascensore e al vanoscale, cosa che rendeva il progetto assolutamente non remunerativo. Ci sarebbero voluti 70 anni per rientrare dell'investimento. Quindi, chiaramente, quasi nessun condominio in Italia ha un impianto fotovoltaico. E qui ho già dato la prima cifra potenziale. E ci si rende conto subito dell'enormità, perché 1.200.000 condomini hanno solo buoni motivi per installare un impianto e fare risparmio. Diciamo subito anche una cifra secca: 20-25% di risparmio è un dato abbastanza attendibile su quello che può essere il risparmio di ogni famiglia, di ogni appartamento all'interno di una comunità energetica. E chiariamo anche subito che le cifre di Legambiente ovviamente si muovono di giorno in giorno, tanto è vero che solo a Pinerolo, tu hai citato appunto il primo condominio comunità energetica, io lo chiamo così per non far confusione con autoconsumo collettivo, perché magari non tutti sanno perfettamente la differenza. Solo a Pinerolo ce ne sono 100 in costruzione, quindi quel numero di 35 è già assolutamente, fortunatamente obsoleto. Solo a Pinerolo la prima è già entrata in funzione e siamo andati a inaugurarla 2 venerdì fa, ma ce ne sono già 100 assolutamente in costruzione, cioè non che stanno discutendo, ma è già firmato, i lavori sono già partiti, quindi i numeri si stanno ampliando moltissimo. In Friuli Venezia Giulia c'è un consorzio di 19 comuni
consorzio nato 50 anni fa per metanizzare il Friuli, quella parte del Friuli è la comunità collinare del Friuli, e adesso sono già partiti, ovviamente a livello ancora progettuale, però hanno le idee chiarissime, e fra l'altro lo testimonierà Sergio Oliviero, è lui che li segue, per costruire decine di comunità energetiche. Quindi i numeri sono potenzialmente elevatissimi. Io ho parlato dei condomini, ma sappiamo tutti che la comunità energetica si può fare dappertutto, collina, montagne, mari, distretti industriali, borghi, periferie, centro, si può fare dappertutto, ovviamente sempre con i vincoli normativi per quanto riguarda il permitting, per quanto riguarda le autorizzazioni, ed è lì il punto focale. Sappiamo molto bene che il decreto semplificazioni dovrà intervenire soprattutto su questo, però attenzione, parlando di potenzialità, e tu hai già accennato al discorso dell'aspetto sociale, qui siamo in presenza di una soluzione che, se ben spiegata, e fortunatamente sono in tanti che si stanno attivando per spiegarla bene, se ben spiegata ha la potenzialità di trasformare moltissimi comitati NIMBY in comitati invece che a questo punto diventano proattivi per costruire la comunità, perché normalmente un comitato NIMBY si oppone a una centrale che viene calata dall'alto, che viene calata dall'esterno e in cui il cittadino non ha voce in capitolo. Invece in questo caso cambia completamente tutto. Le comunità energetiche, come sapete, si fanno solo ed esclusivamente se i cittadini si attivano su questo. Cittadini, piccole imprese, professionisti, medie imprese, enti pubblici, in un mix assolutamente eterogeneo a piacere, ma in cui comunque è la maggioranza dei membri che decide dove fare l'impianto, quale tecnologia usare, quanto grande farlo, chi lo progetta, chi lo costruisce, chi eventualmente fa le operazioni, diciamo così, normali di tenuta della comunità, ma tutte le decisioni strategiche vengono prese dal cittadino, e questa è la cosa che amplia moltissimo la potenzialità di quello strumento, perché il cittadino, quando capisce che gli abbiamo dato il pallone in mano, e se vuole gioca, se non vuole non gioca. Quando gli si è spiegato bene che se gioca ha un risparmio in bolletta immediato del 20-25% e poi ci sono i risparmi strutturali per tutta la nazione, quindi più energia rinnovabile, più si abbassa il costo all'ingrosso, più energia autoconsumata, più calano gli oneri di sbilanciamento in bolletta che tutti paghiamo, e qui abbiamo relatori esperti che poi possono entrare nel dettaglio, ma per dirla in maniera, diciamo così, generale, quanto più noi andiamo sull'autoconsumo, tanto più mi calano una serie di costi strutturali, e io questo voglio sottolinearlo all'infinito, perché da anni nella politica si discute di come abbassare i prezzi energetici. E per carità, ci mancherebbe, è proprio per questo che abbiamo fatto nascere le comunità. Perché le proposte fatte finora, quasi tutte, a me non me ne vengono in mente di diverse, ma sono, uso un termine diciamo così popolare, sono il gioco delle tre carte, perché sono lo spostamento di voci di spesa da una parte all'altra, ma è un mero trasloco di voci di spesa. Come quando si dice spostiamo gli oneri generali dalla bolletta alla fiscalità generale. Per carità, può essere una buona cosa, può essere una buona cosa, ma è uno spostamento di pagamenti. Cioè le cambiali, una volta emesse, vanno pagate. Che io le faccia pagare a Tizio piuttosto a Caio, ma una volta che una cambiale è emessa, va pagata, i debiti vanno pagati. Quindi questo invece delle comunità energetiche è, credo, l'unico sistema strutturale, perché per abbassare il costo dell'energia le rinnovabili possono abbassarlo, perché le rinnovabili non si paga il combustibile, un concetto ovviamente sdoganato da decenni,
però ancora non ben concretizzato. Ancora noi come Italia abbiamo l'80% del nostro fabbisogno che è fossile. E a maggior ragione, quanto più produrremo elettricità da fonte rinnovabile, tanto più daremo risparmio a tutti, perché la mobilità si sposterà sull'elettrico, il termico si sposterà sull'elettrico, anche le cucine banalmente a gas si sposteranno sull'elettrico. Infine, l'ultima, diciamo, considerazione, vogliamo spostare anche i cosiddetti settori hard to abate, i settori di difficile decarbonizzazione, su fonti pulite, e qui si parla giustamente di idrogeno. L'idrogeno chiaramente la maggior parte degli esperti lo vede come soluzione ottimale per quei settori industriali che attualmente utilizzano il gas per vari motivi, quindi acciaio, ceramiche, altri settori. Ecco, però anche in questo caso l'unico idrogeno buono è quello verde, è quello da fonti rinnovabili, e quindi torniamo indietro nella casella al fatto che dobbiamo avere moltissimi impianti a fonte rinnovabili installati, e quindi le comunità ci possono assolutamente dare una grossissima accelerazione. Se ne sono accorte le imprese che stanno moltiplicando i webinar, i seminari, l'informazione presso i loro associati, perché l'azienda ha il duplice ruolo di consumatore, quindi può risparmiare come consumatore, ma anche di fornitore di manodopera e di materiale per gli impianti. Quindi tutta la filiera delle fonti rinnovabili può aumentare grandemente il proprio business. Ora, per concludere, a livello legislativo abbiamo licenziato, quindi approvato, la legge di delegazione europea che ha recepito le due direttive in questione, quindi la RED 2 e la direttiva mercati elettrici. Abbiamo già inserito in questa legge di delegazione europea chiaramente quello che sarà il superamento degli attuali limiti di 200 kW per singolo impianto, perché ricordiamolo che 200 kW attualmente oggi non è il limite della comunità, ma il limite del singolo impianto. Poi il limite, e lo potrà spiegare certamente meglio di me l'ingegnere Del Fanti, è quello hardware della cabina di trasformazione media bassa tensione. E abbiamo inserito anche la bollettazione puntuale, quindi per avere ancora più chiaramente il vantaggio economico della comunità energetica, e poi dovremo vigilare su quelli che saranno i decreti attuativi in termini di mercato elettrico, perché quello che manca oltre alla produzione è una regolazione paritetica delle fonti rinnovabili, una cosa che ripetiamo da anni. Adesso siamo più vicini al risultato, ancora non l'abbiamo raggiunto. Le rinnovabili devono avere accesso allo stesso livello delle fossili ai servizi ancillari, cosa che ancora non c'è, e tutte le persone esperte di materia sanno perfettamente quanto i servizi ancillari sono ancillari solo di nome, ma di fatto sono assolutamente indispensabili e anzi strategici. Quindi noi stiamo lavorando su questo, passando per il capacity market, che naturalmente in questo momento segna un po' da spartiacque su quelle che saranno la direzione in cui veramente l'Italia vuole dirigersi, perché un capacity market fatto con le regole 2021-2022 non va assolutamente bene, ha dato modo a 6 gigawatt di nuovo gas di essere premiato, quindi centrali addirittura inesistenti, quindi completamente da costruire. 6 gigawatt chiaramente è una cifra enorme, quindi deve essere cambiato il capacity market, dobbiamo passare a un livello, a un modello che è quello che vuole l'Unione Europea: rinnovabili, storage, gestione della domanda. Non è una cosa che chiede il Movimento 5 Stelle, è una cosa che chiede l'Unione Europea: rinnovabili, storage, gestione della domanda, quindi aggregatori, eccetera, eccetera. Quindi non dimentichiamoci che al di là di mettere a terra tantissimi impianti a fonti rinnovabili, mettere a terra, attenzione, sto dicendo nel senso generale del termine, quindi installare
moltissimi impianti di fonti rinnovabili, c'è anche il tema regolatorio che non è per nulla secondario. Senatore, due cose rapidissime, approfittando che c'è lei. I tempi di operatività di questo ricevimento della direttiva europea a cui lei ha fatto cenno, quando sarà effettivamente possibile installare impianti maggiori di 200 kW di picco nell'ambito delle comunità energetiche? E sempre in termini temporali, questa storia della capacity market della europea, quando realisticamente potrà vedere la luce dal suo punto di vista? Allora, il discorso del recepimento delle direttive, come sempre, ogni Stato membro ha 2 anni di tempo per recepire le direttive. Quindi a livello parlamentare noi il lavoro l'abbiamo finito, adesso la palla passa in mano, è passata in mano ai ministeri. Chiaramente, noi spingeremo affinché i decreti attuativi relativi siano scritti nel minor tempo possibile. Sappiamo perfettamente che il periodo è chiaramente frenetico. Il PNRR chiaramente ha una precedenza direi assoluta, perché sapete perfettamente che se vogliamo effettivamente avere quei soldi dobbiamo fare i progetti nei termini stabiliti. Quindi i Quindi ministeri non sono contemplate le CER nel allora PNRR. no, in realtà le CER hanno 2 miliardi. E due, c'è quel famoso articolo che dice che questi 2 miliardi appunto saranno ulteriori aiuti per i comuni sotto i 5.000 abitanti, cosa che personalmente la scelta di agevolare ancora maggiormente, perché sappiamo tutti che le comunità energetiche già sono generosamente incentivate, il fatto comunque di dare un ulteriore aiuto a comuni piccoli che soffrono moltissimo il problema dello spopolamento, quindi sto pensando soprattutto ai comuni collinari, montani, quindi le zone più disagiate. Personalmente mi sembra una buona scelta, perché ne hanno ancora più bisogno lì di essere quanto più possibile autosufficienti, o comunque risparmiare, perché il tema è sempre quello, risparmiare in bolletta. La seconda domanda, che era quella Sui del tempi della capacity market. capacity market, allora qui il tema è più che il tempo, è la qualità della norma, cioè la norma deve uscire modificata rispetto a quella che è stata utilizzata appunto per le aste 2021-2022, perché altrimenti non sarà assolutamente un passo in avanti, almeno secondo me, secondo la visione del mio soggetto politico. Un capacity market che, come appunto ha fatto finora, è stato stravinto dalle fossili e addirittura andrà a incentivare per 15 anni questi 6 gigawatt di nuovo gas. Per me è assolutamente antistorico, inefficiente, negativo. Quindi io posso semplicemente dire che con il governo sto interloquendo il più possibile per far sì che il prossimo decreto che esca in materia sia un buon decreto, quindi segua quelle che sono le indicazioni europee. Bene, grazie. Grazie senatore, davvero interessante e puntuale come al solito. Volevo intanto segnalarvi i saluti del ministro Cingolani che doveva partecipare a questi lavori, è stato preso da impegni istituzionali e credo parlamentari molto importanti e urgenti e quindi ci manda i suoi saluti. Vorrei adesso passare e dare la parola al presidente dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, che è la sindaca Rosanna Mazzia. Benvenuta Rosanna. Ecco, la vostra è l'associazione che, come dire, tutela e manifesta grande sensibilità per i territori e per la qualità dei territori, specialmente se questi territori sono rappresentati da piccoli conglomerati urbani, da borghi. E ne abbiamo tantissimi in Italia, anche di grandissima qualità. E qual è il punto di contatto fra i borghi autentici e
e le comunità energetiche. Come vedete voi questo matrimonio e come si può attuare? Grazie direttore, buon pomeriggio a tutti gli ospiti e anche a chi ci ascolta, a chi poi ci ascolterà. E l'interesse per le comunità energetiche di Borghi Autentici è su molti piani di questo ragionamento che stiamo facendo oggi pomeriggio. Il primo è certamente quello della sostenibilità ambientale, quindi questo è un tema forte. Noi ci rivolgiamo, noi siamo un'associazione che raccoglie 280 comunità in 16 regioni italiane, più o meno governiamo 1 milione di persone, e ai nostri amministratori locali, alle nostre comunità ci rivolgiamo perché cresca in loro la sensibilità verso la sostenibilità appunto ambientale. Il nostro sottopancia è comunità che ce la vogliono fare, quindi diciamo incentiviamo tutte quelle progettualità che sono tese al rispetto dei territori. Ma ci ritroviamo su questo tema almeno su altri due piani. Uno è quello a cui si faceva riferimento. I borghi sono afflitti prima di ogni altra sciagura dallo spopolamento, quindi noi abbiamo questo grande tema che ci deve occupare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché i nostri borghi siano vissuti prima di tutto dai cittadini residenti. Quindi, approfittando della importanza dei tuoi ospiti, direttore, o se vogliamo dei nostri ospiti, visto che oggi lavoriamo insieme a questa iniziativa, io vorrei lanciare anche da qui un tema formidabile. Negli ultimi mesi, nella post pandemia, abbiamo sentito parlare di borghi, secondo me, molto inappropriatamente, come cartoline illustrate, luoghi dove svernare piuttosto che andare e rifugiarsi dalla pandemia. I borghi hanno una identità propria, una identità che va preservata, ma va preservata non in senso museale, diciamo. Noi siamo borghigiani che i borghi li vivono. Io sono sindaco di un comune molto piccolo durante i mesi invernali e poi diventa una bellissima e nota località balneare, ma i problemi di un borgo li conosco perché li vivo tutto l'anno, quindi la distanza dei servizi essenziali è un fatto di straordinaria importanza. Quindi lo spopolamento è uno tra quei temi che ci affliggono maggiormente. Noi abbiamo l'esigenza di mantenere sul nostro territorio prima di tutto i nostri cittadini, poi diventare anche attrattivi per gli smart worker, piuttosto che per tutti coloro che ci vogliono raggiungere per un viaggio di conoscenza. Quindi quello del tema della comunità è un tema molto forte, ed è questo l'altro elemento che ci intriga moltissimo, ci interessa, ed è per questo che siamo fortemente impegnati a far conoscere il tema delle comunità energetiche. Noi siamo fortemente interessati al valore che ha in sé il progetto della comunità energetica. Il mettere insieme le persone, se me lo consentite, è molto diverso in un condominio piuttosto che in un piccolo borgo, perché i nostri piccoli borghi sono veramente piccoli, a volte sono poche centinaia di persone. Quindi questo senso di comunità, questo che si può diciamo raggiungere anche a fatica, devo dire, su un tema così importante, è un obiettivo che poi consolida quella comunità, la istruisce e le consente di stare insieme anche poi su altri obiettivi. Quindi ha anche un valore pedagogico, se voi volete, no? È uno strumento con il quale si possono raggiungere tantissimi obiettivi. È chiaro che il primo è combattere la comunità energetica. Tra i nostri borghi, uno sarà ospite oggi pomeriggio, il comune di Vicari, che ha iniziato questo
percorso, l'ha iniziato anche in un contesto abbastanza particolare, che è quello degli alloggi di edilizia pubblica popolare, poi il comune di Miglierina, che so essere in collegamento, che ha addirittura è inserito in un progetto europeo molto importante, e quindi diciamo c'è una sperimentazione dei nostri borghi su questa tematica, che può essere di grande importanza sia sotto il profilo sociale, poi sotto il profilo appunto energetico, che è una cosa molto importante, se sol che si pensi che i borghi con meno di 5.000 abitanti sono tantissimi in Italia, e all'interno di questi borghi vivono 10 milioni di persone, quindi un numero davvero interessante, che può essere un numero interessante anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Quindi davvero grazie per questa opportunità, vi ascolto molto volentieri fino alla fine, ascolterò anche le buone prassi e non vedo l'ora di iniziare anche nel mio comune questo percorso, perché lo trovo di grande interesse sociale prima di tutto, e mi sembra la chiave migliore per declinare la transizione ecologica della quale si sta parlando, perché la transizione ecologica parte dalle persone, è prima di tutto un fatto culturale, quindi è molto importante che partiamo dai nostri borghi, che potrebbero essere un luogo di sperimentazione assai interessante per le politiche ambientali nel nostro paese e non solo. Quindi grazie a tutti. Grazie Presidente. Approfitto per farti un quesito molto rapido che arriva dal nostro ascoltatore Emilio Santaroni, il quale chiede: secondo me il problema vero è che all'interno dei comuni non ci sono le competenze professionali per gestire poi questo tsunami di innovazione tecnologica e di novità che sono le comunità energetiche. Come possiamo risolvere questo problema? Ma io penso sempre che non ci dobbiamo fermare alle difficoltà. Le difficoltà sono fatte per essere superate. Moltissimi sono i tecnici, le persone competenti che possono essere messe in rete. È anche vero che a volte noi borghigiani pensiamo di essere proprio autosufficienti sotto tutti i punti di vista. Possiamo parlare in termini di territori? Sui territori si possono far crescere anche nuove professionalità, quindi io spero che poi lì dove insomma ci fossero, come sono state annunciate anche dal senatore diciamo poco fa, ci fossero delle risorse, questo sarebbe anche un buon modo per far crescere, fare formazione, far crescere nuove professionalità. Grazie, bene. Prima di passare la parola all'amministratore delegato di RSE, vorrei riportare un'altra domanda, magari se mi vuole rispondere il senatore Girotto o chi vuole. Ci chiedono: la direttiva RED rispetterà il termine del 30 giugno, senatore? Il recepimento, sì, diciamo che era praticamente la domanda che mi aveva già fatto prima. Io ho glissato un po' sulla risposta, nel senso che come Parlamento abbiamo finito i lavori. Abbiamo finito i lavori 3 settimane fa e quindi abbiamo recepito appunto la legge di delegazione europea, quindi tutte le direttive europee, quindi anche la RED 2 e la direttiva mercati. Adesso per il completamento del processo i ministeri devono emanare una serie di decreti attuativi. Per quello che dicevo che i ministeri sono estremamente sotto pressione per il lavoro urgentissimo connesso al PNRR, per cui io farò pressione anche perché escano questi attuativi appunto relativi alle nuove comunità energetiche, però sottolineo che in questo caso non siamo in una situazione per cui siamo bloccati, congelati, non possiamo muovere un dito finché non esce l'attuativo. È vero, abbiamo il limite dei 200 kW per singolo impianto all'interno di una comunità energetica, all'interno di una cabina, di una stessa cabina di media bassa tensione, ma questo non toglie il fatto che, per esempio, 1.200.000 condomini si possono già fare. 1.200.000 condomini si possono già fare. Se questo è poco, beh, scusateci, ma è chiaramente non è così, è tantissimo. Tra l'altro, non l'abbiamo detto,
Le comunità energetiche vivono di vita propria, si possono fare contemporaneamente al super bonus o si possono fare disgiuntamente al super bonus. È una mera scelta che ciascuno farà in piena autonomia. Le due cose possono andare assieme, possono andare separate. Però ribadisco, non è che dobbiamo per forza di cose aspettare gli attuativi. Già, come ho detto, solo a Pinerolo 100 comunità energetiche condominiali stanno nascendo, interi consorzi di comuni ne stanno facendo nascere altre decine, le associazioni di categoria stanno spingendo presso i propri associati, EDEA, GSE stanno facendo il loro lavoro per statuto di divulgazione, quindi ribadisco, non siamo congelati che dobbiamo per forza di cose aspettare gli attuativi. Quelli saranno per la versione migliorata ancora delle comunità, ma già adesso le comunità hanno mille motivi per nascere, perché l'incentivo è veramente interessante. Grazie, grazie mille senatore. Adesso vorrei dare la parola all'amministratore delegato di RSE. RSE sta sviluppando vari progetti sperimentali della vera e propria innovazione da questo punto di vista, che a mio giudizio potrebbe essere estremamente interessante per spingere, come dire, l'affermazione in Italia delle comunità energetiche. E, professor Delfanti, come vede lei questa opportunità da un punto di vista della sua azienda e come crede che possa poi incidere davvero, come si diceva all'inizio, sulla transizione energetica? Grazie, se mi sentite. Grazie innanzitutto per averci coinvolto nell'occasione di oggi, che è un'occasione ulteriore per riaffermare quello che ho già sentito prima e in risposta anche alla domanda. Cioè, noi riteniamo che la soluzione delle comunità dell'energia sia uno strumento fondamentale, riprendendo un po' il titolo del webinar di oggi, un motore per la transizione ecologica, col punto interrogativo. Ecco, io metto volentieri un punto esclamativo, cioè certamente questo tipo di opzione energetica come le comunità, declinato nelle diverse modalità che prima sono state toccate, costituiscono per noi uno strumento, un motore importante, non l'unico, dirò magari più avanti perché. Mi piace sottolineare che come RSE siamo attivi nel mondo della ricerca di sistema, che funziona per piani triennali che ci vengono assegnati dal MISE, ora dal MITE. Ebbene, abbiamo questo argomento e quindi un progetto, li chiamiamo così noi le nostre attività, di ricerca di sistema che va avanti da un triennio 19-20-21. Nel corso del triennio abbiamo svolto svariati approfondimenti, prima modellistici, quindi teorici, ma poi, di questi vorrei parlare oggi, soprattutto in campo. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse a cui hanno aderito 24 soggetti che intendevano costituire degli autoconsumi collettivi, quindi modello condominio, come prima diceva il Presidente Girotto, e di questi a 9 ci siamo affiancati per seguire le attività nel corso del tempo dell'implementazione. Lo stesso abbiamo fatto con una dozzina di comunità dell'energia, di cui riusciamo a seguirne 6, sparse un po' per tutto il territorio nazionale, in realtà urbane più grandi, ma anche in borghi significativamente inseriti nei loro territori. Poi ulteriormente, insieme ai colleghi di GSE, quando le iniziative vengono dispiegate in campo, per conto di ARERA, l'autorità di regolazione settoriale, stiamo raccogliendo dei dati specifici di monitoraggio, tramite i quali ARERA appunto ha incaricato RSE di svolgere un'attività di approfondimento circa i benefici che il modello di comunità dell'energia e il suo reale funzionamento operativo apportano al sistema energetico nazionale. Ora non vado nei dettagli, ma tutti sapete che per coloro che praticano per esempio l'autoconsumo collettivo è prevista da parte dell'autorità, per tramite di GSE, la restituzione di alcune voci di costo che in realtà sono non dovute da quei cittadini, in quanto beneficiano di un percorso più breve della loro energia, che viene prodotta direttamente nello stesso luogo in cui è consumata. Ebbene, la messa a punto di quei coefficienti e parametri per il recepimento definitivo di cui avete parlato sinora è uno dei compiti che sta svolgendo RSE. Quindi abbiamo maturato una certa esperienza, dicevo prima, sulla carta, ma soprattutto in campo, in affiancamento a queste iniziative,
noi li affianchiamo per mettere in evidenza quali sono le best practice che possono essere adottate, sia dal punto di vista tecnico, quindi le migliori soluzioni tecnologiche, i migliori accoppiamenti, l'elettrificazione dei consumi termici, cui si faceva cenno prima, la possibilità di intersecare il modello comunità dell'energia con il super bonus, come anche prima è stato detto. Soprattutto monitoriamo quali siano i KPI attualmente misurabili in quelle esperienze di comunità e cerchiamo di capire insieme ai soggetti promotori come migliorare questi KPI proprio per accentuare ulteriormente i benefici sistemici che questa nuova modalità di approvvigionamento può portare nel suo complesso. Dunque, le tecnologie coinvolte sono svariate, diciamo è fondamentale l'uso di sistemi di controllo che permettono da un lato la migliore gestione dei flussi, dall'altro, non meno importante, la possibilità che il singolo cittadino venga a conoscenza dei suoi comportamenti energetici, di come li può modificare e ottimizzare in un contesto di comunità e di qual è l'impatto dei suoi comportamenti sul sistema complessivo. Quindi questo è dal punto di vista della ricerca e dell'osservazione specifica quello che stiamo facendo in questi esempi di comunità che esistono già sul territorio. Vorrei sottolineare che non devono sfuggirci appunto i benefici sistemici, cioè le singole comunità che vengono costituite con lo scopo fondamentale di praticare l'autoconsumo, che è anche il parametro che viene premiato dalla regolazione attuale, in realtà possono diventare sia ora ma soprattutto in prospettiva degli ulteriori e più efficienti fornitori di servizi ancillari. Quindi il modello bottom up, di cui le comunità sono l'esempio che ha preso più materialità evidente nel sistema elettrico italiano, ebbene questi modelli in qualche modo entrano a tendere in competizione e spiazzano progressivamente l'utilizzo delle fonti fossili e dei grandi impianti anche per i servizi di rete. Questo è un punto che mi piace sottolineare, perché più sapremo fare questo e più magari aumenterà il beneficio reale di cui le comunità di fatto sono portatrici, ma aumenterà anche la possibile fetta di transizione energetica che potremo compiere tramite le comunità dell'energia. Preciso subito che non è l'unico motore per la transizione, anche perché i grandi impianti hanno delle economie di scala, delle efficienze complessive che sono maggiori dal punto di vista assoluto. Quindi è bene tenere un bilanciamento tra gli strumenti che intendiamo usare per conseguire la transizione. Sempre basandomi sulle nostre osservazioni, sulle attività che facciamo, volevo mettere in evidenza che stiamo determinando alcuni indicatori ulteriori rispetto a quelli di tipo energetico. Ora, naturalmente il nostro mestiere, lo dice anche il logo qui da parte, è la ricerca sul sistema energetico. Però le esperienze di comunità ci stanno mostrando un doppio percorso. Da un lato queste esperienze nascono dai bisogni dei cittadini di autoassolversi dal punto di vista della loro impronta energetica ed ambientale, quindi assolvono in sé il loro fabbisogno energetico. D'altra parte, una volta che si sono federati, e siamo al caso del condominio, per costituire una comunità, allora vengono alla mano e alla vista anche ulteriori benefici di coesione sociale, di maggiore vicinanza, di ulteriori possibilità che il nucleo centrale delle comunità che è di tipo energetico può invece indurre o scatenare ulteriormente. Quindi questa è un'altra dimensione su cui vorrei attirare l'attenzione. Se ho ancora un minuto, direttore, volevo toccare un altro tasto che è stato prima in parte sfiorato. Allora, si è arrivati all'applicazione anticipata in Italia delle direttive europee che avete citato prima. Ora è atteso il recepimento definitivo. Concordo con quanto diceva il Presidente Girotto, già adesso si può fare tantissimo, quindi il mio impulso è non aspettiamo l'ottimo e perdiamo di vista il bene. Il bene attuale è che si possono fare tantissime iniziative di comunità che vengono premiate in una maniera sufficiente, diceva prima il senatore Generosa, dall'attuale regolazione, e quindi i tempi di rientro sono assolutamente compatibili con degli investimenti in tema di energia. Poi il recepimento definitivo naturalmente allargherà, si immagina, guardando le direttive, il perimetro, innanzitutto geografico e tecnico, delle iniziative, ora limitate a una cabina secondaria, quindi a un
porzione di territorio molto ridotta, una parte di un comune, diciamo. In futuro questo perimetro sarà più ampio, ma secondo me il perimetro già possibile ora dischiude possibilità amplissime, penso appunto ai condomini, che sono il caso che attualmente è più facilmente praticabile. Proprio in questa prospettiva è fondamentale, e noi come RSE stiamo lavorando in stretta vicinanza con alcune realtà territoriali, come alcune regioni, ma anche alcuni comuni, l'azione di regolazione non solo continentale che ha portato le direttive, nazionale che ha portato all'attuale assetto, ma c'è una forte complementarità con quello che possono fare i legislatori regionali. Allora, chi di voi è più appassionato, un po' come me, avrà visto che in varie regioni, noi qui siamo in Lombardia, ma abbiamo una sede anche in Emilia Romagna, anche in quella regione sta accadendo che ci sono delle proposte di legge che hanno un forte contenuto complementare rispetto al quadro regolatorio nazionale. Faccio giusto quattro esempi di ulteriori attività o spunti che si possono trarre e che non stanno nel quadro regolatorio nazionale, ma che possono benissimo essere ricomprese a livello regionale. Ad esempio degli sportelli energia, in cui facilmente il cittadino possa capire, al di là delle attività di divulgazione che stiamo già facendo, come il DSE, come l'EA e anche noi, possa capire il reale vantaggio di queste iniziative. Anche simulatori di calcolo, anche in questo caso insieme con GSE sarà disponibile uno strumento per rendersi conto immediatamente di questi benefici. Ma anche, per esempio, in alcuni contesti particolari in cui la transizione energetica rischia di avere effetti disruttivi sul territorio, sono disponibili fondi continentali come il Just Transition Fund, che permettono di applicare delle misure speciali proprio per mano regionale in alcuni contesti. Cito da ultimo il tema della energy poverty. Ci sono un numero di famiglie in Europa impressionante, intorno al 6-7%, famiglie per le quali pagare il conto energetico, sia esso elettricità o combustibili gassosi per il riscaldamento, non è possibile alla fine del mese. Ebbene, in questo caso i comuni possono agire direttamente per effetto della direttiva europea e investire facendosi promotori di comunità, penso all'edilizia popolare come caso più classico, e in questo caso risolvere due problemi, quello energetico ma soprattutto quello sociale, che rischia di avere appunto, specie in tempi di post pandemia, degli effetti disruttivi. Quindi questa è un'altra valenza delle comunità dell'energia, che sono un modello che si presta a essere contaminato e integrato con valenze ben ulteriori rispetto alla questione energetica. Grazie, grazie, davvero interessante, professore Del Fanti. E siamo in perfetto orario, vorrei a questo punto dare la parola all'ingegner Davide Di Giuseppe, che è il responsabile unità autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili del GSE. Come sapete, il GSE è una delle realtà, anzi è la realtà più importante su questi discorsi, perché poi è quella che ci consente di come dire, una un'interfaccia legislativo completo. E ora purtroppo l'ingegner Moneta, che è l'amministratore delegato del GSE, ha avuto un impegno improvviso, forse ce lo dirà adesso l'ingegnere Di Giuseppe, ma ci ha affidato, ci ha messo nelle mani della persona più competente nell'ambito del GSE, quindi noi siamo contentissimi ugualmente. Ecco, vorrei chiederle, ingegnere, quali benefici possono produrre le comunità energetiche rinnovabili da un punto di vista sia economico che ambientale, e si faceva accenno poc'anzi col professor Del Fanti, in che modo a livello sociale, sto immaginando il problema annoso della povertà energetica, può essere, diciamo, parzialmente o completamente risolto con questo nuovo modello. Ingegnere. Sì, buongiorno. Innanzitutto, come diceva, volevo portare i saluti dell'ingegner Moneta, che è l'amministratore delegato del GSE, che non è potuto intervenire, ci teneva, e quindi saluto tutti quanti da parte sua, in particolare appunto il senatore Girotto e lei direttore. Mi avvalgo di una presentazione, ora non so se può essere mandata, sì, credo di vederla, sì. Ecco, soltanto per prima di rispondere alla domanda, introdurre pochi concetti che tra l'altro sono stati anche richiamati oggi, perché credo possano essere utili alla discussione, anche utili a rispondere appunto allo spunto che mi ha dato.
Allora, intanto diciamo le forme con cui i soggetti clienti finali, consumatori di energia, si possono aggregare sono due, quindi comunità di energia rinnovabile, giustamente si pone l'enfasi su questa, ci sono anche appunto i gruppi di autoconsumatori. E in cosa si differenziano le due? Allora, intanto diciamo la differenziazione è sull'ambito territoriale, il gruppo di autoconsumatori è un insieme di soggetti che si aggregano nell'ambito di un edificio condominio, le comunità di energia rinnovabili fanno riferimento invece a soggetti che hanno utenze, abitazioni, che sono connesse alla medesima cabina secondaria, è stata richiamata anche oggi più volte. Poi, diciamo, un altro elemento appunto che differenzia queste due forme di aggregazione, oltre che l'ambito territoriale, appunto, è la modalità di aggregazione. Cioè, l'associazione in gruppi avviene accordandosi e sottoscrivendo un contratto che ha determinati contenuti minimi che sono stati definiti dalla normativa. Ma può essere anche un verbale di assemblea condominiale controfirmato dai soggetti partecipanti, mentre invece ci si associa in una comunità diventando per l'appunto membri o soci della comunità, che è un soggetto giuridico che però può essere anche una semplice associazione che deve avere delle finalità ben precise nel suo statuto, nell'atto costitutivo, sono quelle appunto delle comunità di energie rinnovabili, quindi fornire benefici economici e ambientali ai propri soci piuttosto che profitti finanziari. Ecco, nell'ambito di queste due configurazioni ci si può aggregare per condividere l'energia, ma che cosa si intende per condividere l'energia? L'Italia ha adottato un modello di condivisione dell'energia cosiddetto virtuale. In pratica si fa un bilancio orario tra l'energia che viene immessa dagli impianti di produzione a fonte rinnovabile del gruppo della comunità e l'energia che viene prelevata dalla rete dai soggetti associati in queste due forme. La minore tra le due, ora per ora, è l'energia condivisa dalla comunità. Non c'è quindi una rete privata per lo scambio dell'energia elettrica, ma si usa la rete pubblica. E questo, diciamo, comporta comunque delle semplificazioni. In termini di immediatezza del modello, non ci sono infrastrutture da realizzare, e quindi anche minori costi, ma direi anche, diciamo, una maggiore efficienza, perché si usa la rete del gestore di rete concessionario, che insomma fa questo di mestiere. Quali sono i contributi che sono previsti sull'energia condivisa e che eroga appunto il GSE? Sono due, principalmente sono stati anche questi richiamati, il corrispettivo unitario a copertura, a ristoro di alcune componenti tariffarie che per l'appunto non dovrebbero essere pagate in bolletta, perché c'è il vantaggio appunto del minor utilizzo della rete elettrica, sono circa 9 euro a megawattora, e poi un incentivo vero e proprio pari a 100-110 euro a megawattora, a seconda che si tratti di gruppi di autoconsumatori o comunità. L'energia elettrica poi, almeno diciamo ad oggi, rimane nella disponibilità del produttore, che può valorizzarla vendendola al mercato oppure chiedendo al GSE il ritiro appunto dell'energia. E poi anche questo è stato richiamato, queste forme di incentivazione, questi contributi sono cumulabili anzitutto con le detrazioni per ristrutturazione edilizia, quelle al 50%, e addirittura con il decreto di rilancio queste detrazioni sono state portate fino a potenza di 200 kW, prima era la potenza massima erano 20, e fino a un contributo di 96.000 euro. E sono cumulabili anche con il super bonus al 110%, come ha detto giustamente prima il senatore Girotto, è opzionale, ma si può ricorrere al super bonus. In questo caso semplicemente non viene riconosciuta la tariffa incentivante, ma il corrispettivo unitario viene riconosciuto, così come anche la valorizzazione dell'energia immessa in rete. Ecco, fatta diciamo questa premessa, vengo diciamo anche allo spunto iniziale che mi offriva e al tema del giorno più in generale. Ecco, ma il potenziale esprimibile dai gruppi di comunità va oltre questi che sono i benefici economici che adesso ho descritto. Qui abbiamo provato un pochino in questa presentazione a raggrupparli. Oggi sono stati richiamati, direi, praticamente tutti. In particolare, diciamo, queste realtà costituiscono una forma forse la più sostenibile di sviluppo delle fonti rinnovabili, possiamo dire, perché consente un minor utilizzo e consumo del suolo, visto che normalmente questi impianti si realizzano su spazi già impegnati per altri scopi, i tetti. E quindi, questo lo dico più che altro, non perché non debbano essere consentiti impianti a terra, ci mancherebbe, ma perché c'è una maggiore accettazione, è stato detto questo, degli stessi, e il tema del permitting e delle autorizzazioni oggi è un tema critico per lo sviluppo delle rinnovabili. Quindi in questo senso, diciamo, rappresentano un modello.
la condivisione dell'energia poi consente anche un miglior bilanciamento locale dell'energia, quindi anche un vantaggio per la rete elettrica in termini di minori stress e carichi. E poi, anche questo è stato richiamato, il coinvolgimento del consumatore, ecco, nella transizione ecologica il consumatore ha un ruolo centrale, coinvolgendolo nell'ambito di gruppi e di comunità, è chiaro che si stimola una maggiore consapevolezza dei propri consumi e quindi anche un maggiore controllo sui costi, ma anche l'attivazione di interventi di efficientamento energetico, perché non nell'ambito di queste realtà. E poi ancora, forse l'elemento cardine, è la valenza sociale che assumono i gruppi di autoconsumatori e le comunità. Quindi la capacità di creare valore condiviso laddove si inseriscono queste realtà, rafforzando il ruolo che hanno, diciamo, i cittadini e le comunità locali come parte attiva del sistema energetico, favorendo anche, questo è stato detto, magari in relazione alle risorse comunali, alle risorse del territorio, però in realtà così si favoriscono lo sviluppo di competenze tecniche e professionali nel territorio, quindi le ricadute economiche e sociali saranno evidenti. Avendo poi come obiettivo, l'ho detto prima, nello statuto dell'atto costitutivo delle comunità, quello di fornire benefici ambientali e economici ai propri membri, e prevedendo una partecipazione aperta a tutti quanti, anche questo è previsto appunto dalla normativa, sono uno strumento ideale per il contrasto alla povertà energetica, perché diciamo possono essere delle realtà in cui vengono inclusi i soggetti più vulnerabili, anzi in cui devono essere inclusi i soggetti più vulnerabili. E diciamo non ultimo possono essere il nucleo proprio per la formazione di, chiamiamole smart community, partendo appunto dalla comunità energetica, sicuramente può essere un ambito intorno al quale si vanno a costruire una serie di altri interventi di efficientamento, di internet delle cose, sui quali andare a creare, a formare le smart grid, ma arrivare anche a dare, diciamo, servizi al cittadino in relazione ad esempio alla mobilità elettrica. E quindi la valenza dei gruppi e delle comunità, abbiamo detto, va ben oltre quelli che sono appunto i contributi economici, che pure sono comunque generosi ad oggi. E abbiamo messo in campo degli strumenti e dei servizi, ovviamente, per poter accedere a questi contributi, quindi un portale per l'invio delle richieste. Abbiamo pubblicato le regole tecniche già alla fine dello scorso anno. Abbiamo chiaramente sviluppato anche una sezione del sito dove si possono ritrovare tutte le informazioni utili a richiedere i contributi, ma anche a sviluppare e realizzare queste realtà. E poi ancora abbiamo attivato un canale di comunicazione specifico per i gruppi e le comunità, quindi per rispondere ai quesiti abbiamo pubblicato delle FAQ, che invito appunto ad andare a consultare, e messo anche appunto dei servizi di assistenza targettizzati per tipologia di soggetto, quindi piccola media impresa, associazione, enti territoriali, amministrazioni locali. Ecco, e poi abbiamo iniziato, diciamo, ad andare sul territorio, anzitutto tramite, diciamo, una consultazione pubblica, svolta anche su indicazione delle autorità, che ci ha consentito di comprendere ancora meglio quanto sia necessario accompagnare e supportare l'accesso a queste forme di autoconsumo. La consultazione ha visto una partecipazione veramente ampia. 50 soggetti hanno partecipato, diciamo, attivamente, ma è rappresentanza di una platea che va da associazioni di categoria di consumatori, produttori, operatori del settore energy, regioni, comuni, società cooperative, consorzi, insomma, abbiamo riscontrato veramente una partecipazione molto, molto vivace, e molte delle proposte che abbiamo avanzato in questo ambito hanno avuto un buon consenso. Contestualmente abbiamo attivato sul territorio dei focus group, in collaborazione con le regioni e con i principali portatori di interesse locali e le associazioni di categoria locali, per attivare un confronto e anche far emergere, diciamo, quelle che potevano essere le difficoltà o anche le buone pratiche per trovare delle soluzioni poi da adottare a livello nazionale. Anche qui, insomma, la partecipazione è stata grande su tutto il territorio, più di 1200 partecipanti. E poi stiamo portando avanti anche altre iniziative di collaborazione e partecipazione a tavoli e incontri con le principali associazioni di categoria, questa volta, diciamo, a livello nazionale. Quindi ci muoviamo sul livello locale, ovviamente anche sul livello nazionale. E un'ultima parola per dire quali saranno, diciamo, i nostri passi. Sicuramente l'aggiornamento delle regole tecniche, facendo tesoro dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione, per definire meglio alcuni aspetti, approfondirli meglio. Lo sviluppo di nuovi servizi e strumenti di supporto è stato ricordato appunto anche dal professor Delfanti, quindi strumenti che possono aiutare anche a fare delle valutazioni economiche puntuali sui benefici
legati a queste iniziative, quindi sicuramente andremo a potenziare il portale autoconsumo. E poi stiamo raccogliendo, diciamo, anche delle proposte da sottoporre al Ministero e all'autorità in vista del recepimento della direttiva, della RED 2, nell'ambito della quale verrà definito il meccanismo a regime. E poi chiaramente proseguiremo con i nostri tavoli tecnici, con l'assistenza individuale e con delle campagne informative legate al passaggio da maggior tutela al mercato libero, nell'ambito delle quali vorremmo sfruttare quelle campagne chiaramente per promuovere l'aggregazione dei consumatori in gruppi e comunità, facendo leva in particolare su quei soggetti che possono fungere da aggregatori, quindi appunto amministratori di condominio, consorsi, cooperative, enti del terzo settore, ecco. Quindi ringrazio anch'io, diciamo, rinnovabili.it dell'invito di oggi, perché si sviluppino queste forme di aggregazione è il nostro obiettivo. È molto importante parlarne, informare e fare opere di sensibilizzazione, e quindi punteremo molto ancora appunto sulla formazione e sull'informazione. Ingegnere, una domanda rapidissima, perché siamo in chiusura. Come gli enti del terzo settore, lei ne ha appena fatto cenno, potranno entrare nel processo di creazione delle CER? Ce lo domanda Deborah Cilio. Ma assolutamente, intanto, diciamo, sensibilizzando tutta quella platea di sotto la loro sfera di interesse, ma poi gli stessi enti del terzo settore possono fungere da comunità energetiche. Quindi in questo senso il ruolo di aggregazione e il ruolo anche di inclusione delle persone, diciamo, più vulnerabili dal punto di vista energetico, che possono svolgere questi soggetti, è sicuramente di primaria importanza per lo sviluppo delle comunità e anche dei gruppi di autoconsumatori. Bene, grazie, ringrazio davvero di cuore i nostri autorevoli relatori. Adesso vi ricordo che c'è una pausa di meno di un quarto d'ora, siamo in perfetto orario, alle 17:15 incominciamo la seconda parte. Vi ricordo che bisogna uscire da questa connessione ed entrare con un nuovo link, tutti l'avete ricevuto il secondo link, ma comunque vi sarà inviato in questo quarto d'ora come memo nuovamente il link della seconda parte. Non vorrei già fare delle conclusioni, avrei tante cose da dire, diciamo, a commento dei vari interventi, ma mi riservo poi verso la fine dei lavori, alla fine della giornata, di trarre qualche conclusione. Intanto vi ringrazio di cuore, ringrazio il senatore Girotto, la presidente Mazzia, il professor Del Fanti e l'ingegner Di Giuseppe, davvero grazie. A pochissimo, a brevissimo, fra pochi minuti ci rivediamo. Arrivederci. Benvenuti, benvenuti alla seconda parte del webinar di rinnovabili.it, comunità energetiche, motore per la transizione energetica, webinar organizzato con l'Associazione Borghi Autentici d'Italia e con il patrocinio di RSE, GSE e RDEI Italia. Abbiamo già vissuto la prima parte, particolarmente interessante, particolarmente ricca di spunti. Abbiamo imparato dai nostri relatori che le comunità energetiche convengono addirittura dal 20 al 25% di risparmio, e sono molte di più. Abbiamo imparato anche queste dei report ufficiali, perché si stanno sviluppando a macchia d'olio. Abbiamo imparato a capirle ed apprenderle meglio grazie a quello che ci ha detto il senatore Girotto, che sono attualmente l'unico sistema strutturale per abbassare i costi dell'energia in Italia, e abbiamo capito che non conviene aspettare il recepimento delle famose direttive europee, che allargheranno i confini delle comunità energetiche rinnovabili, perché di fatto già sono particolarmente incentivate e di fatto già possono essere, diciamo, tranquillamente sviluppate, come peraltro sta accadendo. Questa seconda sessione è intitolata La risposta dei territori nelle prime buone
pratiche e vorremmo offrire, grazie a un panel eccezionale di relatori, quelle che sono, come dire, una fotografia di quelle che sono già le prime esperienze in Italia e quelle che sono le eventuali criticità e positività di questo nuovo modello energetico. Passerei subito la parola al primo relatore, che è il rappresentante dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, che è il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, che oltretutto è delegato all'energia, quindi persona ultra competente nell'ambito della sua associazione. Ecco, vorrei chiederle, sindaco, come i comuni vedono l'affermarsi del fenomeno delle comunità energetiche e qual è, se ne esiste una, la posizione dell'ANCI a riguardo. Sindaco. Buonasera, anzi buon pomeriggio, grazie dell'invito. Il mio naturalmente sarà un contributo che dà voce alla posizione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, di 8.000. Affiderò poi ai presenti la più puntuale testimonianza dei casi specifici. Io credo, per rispondere alla sua domanda, che i temi legati alla transizione energetica sono fondamentali, come sappiamo, obiettivi e cardine della programmazione 2021-2027, nonché ambiti di intervento individuati dal governo per canalizzare i fondi del nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, e vanno di pari passo naturalmente con la mobilità urbana, la rigenerazione e l'economia circolare. Noi crediamo che l'efficacia delle azioni connesse è legata a più fattori: potenziamento e rafforzamento delle amministrazioni locali, innanzitutto, coordinamento e integrazione tra politiche nazionali e regionali, definizione regolamentare e normativa e, in ultimo ma non meno importante, anche la standardizzazione, semplificazione, dove necessario, delle procedure. E quindi il perimetro da tracciare deve tenere insieme i vari ambiti di intervento e tutta la strategia nazionale, dall'efficienza energetica all'elettrificazione delle utenze finali, alla produzione di rinnovabile, ai modelli di dispiegamento nazionale e locale. Quindi la strategia di efficientamento del patrimonio edilizio nazionale e ancora il piano nazionale integrato clima e energia, che definisce le principali policy verso la decarbonizzazione dal 2030 al 2050. Queste rappresentano senza dubbio la principale sfida globale e passano, come potrete confermarvi anche voi, attraverso una transizione culturale, sociale e democratica. E in questa cornice le comunità energetiche rappresentano forse l'esempio più evidente e concreto. Qual è la posizione dell'ANCI, ci è chiesto? La consideriamo un'opportunità già da molti soggetti e in molti territori sperimentata e attuata con successo, che deve tenere conto delle specificità locali e anche della sensibilità dei luoghi e delle comunità. Per quello che, diciamo, l'esperienza si è qui maturata, si può sostenere che non esiste oggi un modello unico di comunità energetica, ma il coinvolgimento attivo e consapevole dei cittadini e dei comuni consente di poter dirimere quelli che possono definirsi effetti dispersivi e speculativi di cui siamo stati e siamo testimoni in alcuni territori. Ecco perché, come ANCI, riteniamo si debba fare tesoro di esperienze già vissute, generate dalla sovraincentivazione di alcune fonti, l'eolico e il fotovoltaico a terra, che, complice anche lo scollamento con i fabbisogni energetici e l'assenza di un adeguato presidio di competenza delle amministrazioni, ha generato
casi noti di speculazione territoriale e paesaggistica, con ricadute anche piuttosto pesanti sui bilanci dei comuni, la vicenda della DAO in Puglia, di cui siamo, io sono diretto e vicino testimone, dei parchi eolici e le royalty e convenzioni con le imprese produttrici, è il caso a cui mi riferisco. Sulle comunità energetiche si sta lavorando tanto e stiamo, come giustamente precisava, assistendo a un'accelerazione piuttosto robusta, anche alla luce dei recenti interventi normativi. Mi riferisco all'entrata in vigore del decreto del 2019, il cosiddetto milleproroghe, al 42 bis, i provvedimenti attuativi, la deliberazione ARERA e il DM del 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ma come ANCI sappiamo che ci sono ancora, come dire, nodi da sciogliere, e dal punto di vista regolatorio, organizzativo e tariffario, con il recepimento della direttiva sull'energia rinnovabile, RED2, perché riteniamo che un buon modello di comunità energetica che sia specificatamente adattato ai contesti territoriali diversi, ciascuno con le proprie peculiarità e con mix di risorse energetiche, possa essere una valida alternativa che affianca il modello nazionale oggi prevalente del grande e concentrato. Quindi la posizione dell'ANCI è stata sin dall'inizio, e lo è tuttora, quella di privilegiare l'efficienza energetica delle utenze finali e delle reti prima ancora di agire sulla produzione di energia elettrica, di favorire l'installazione di impianti rinnovabili di dimensione ridotta e diffusa del territorio, di valutare, e questo è un passaggio delicato, anche attentamente e prioritariamente, nell'individuazione delle aree non idonee, siti oggetti di bonifica ambientale, e poi dare piena attuazione, come dicevo, alle direttive comunitarie del 2, anche rivedendo, semplificando le regole procedurali e tariffarie e gli oneri su comunità energetiche locali e sui gruppi di autoconsumo collettivo, sui sistemi di distribuzione chiusi, rendendo efficace l'autoproduzione e l'autoconsumo. Vado così a concludere dicendo che poi è comunque necessaria una revisione complessiva delle norme e degli strumenti, credo che sia stato già detto forse nella precedente sessione, affinché i cittadini possano stoccare, conservare o immettere in rete l'energia non autoconsumata prodotta, rivedendo le tariffe di emissioni che sono oggi disincentivanti in questo senso. Quindi il settore ha, a nostro giudizio, bisogno di un riordino e una messa a norma e una messa a sistema delle norme oggi che sono piuttosto complesse. E data anche l'estrema frammentarietà del quadro regionale e locale, riteniamo necessario un coordinamento nazionale a supporto delle amministrazioni locali come elemento, diciamo, decisivo per fare la differenza. Anche le esperienze basate sui condomini hanno necessità di ricevere un impulso con una revisione in tal senso del codice civile. Noi riteniamo quindi dei modelli finora sperimentati in Puglia, quello che io sono, ma solo casualmente, a cominciare dalle cooperative di comunità estese ad altri beni comuni e in Piemonte soprattutto, siano da prendere ad esempio. Le procedure di attivazione, come diceva prima, risultano ancora oggi complicate e le misure di accompagnamento da rafforzare dai territori, partendo quindi da esperienze pregresse e concrete sulle cosiddette terre. Allo stesso tempo riteniamo che le procedure vadano prima standardizzate e vadano potenziate sulla scorta di quanto già oggi inserito nella legge di bilancio 2021. Gli uffici comunali devono essere velocizzati, ma devono essere anche capaci di governare i processi, e questo richiede un adeguato
supporto tecnico specialistico già in fase di valutazione e analisi. Ecco perché ANCI ha chiesto che siano riviste le linee guida di installazione degli impianti rinnovabili approvato con il DM del 2010 e che sia attivata una misura di supporto tecnico nazionale con una, diciamo, una task force ANCI, GSE ed Enea. Ecco, infatti, Sindaco, uno degli elementi che spesso ci viene posto qui in redazione è proprio quello della difficoltà che il cittadino, in questo caso le potenziali comunità energetiche, possono incontrare relativamente alla mancata preparazione professionale di alcuni settori tecnici delle amministrazioni locali. Quindi questo sarà un problema, come lei ha fatto già ne ha fatto già accenno, sarà un problema importante per l'associazione, per l'ANCI, perché credo che sia un anello indispensabile, oltre al problema del coordinamento nazionale a cui lei alludeva, che è altrettanto importante, ma quello della preparazione dei tecnici e delle amministrazioni locali su queste tematiche particolarmente innovative, credo sia un tema molto sentito dai cittadini. Lei sa che su questo specifico settore, ma su tanti altri, l'impoverimento delle piante organiche, delle risorse umane all'interno degli enti definisce delle asimmetrie di conoscenze e competenze che spesso sono di ostacolo al pieno dispiegamento di efficace policy pubbliche. Ecco perché c'è una fortissima sollecitazione di ANCI non a rivendicare procedure di assunzione a tempo indeterminato, di specifiche competenze tecniche anche a tempo, che siano in condizioni poi di essere di supporto alle amministrazioni nella messa a terra dei tanti progetti che sono fondamentali per innalzare il nostro tasso di crescita economico, sociale, civile e ambientale. Bene, grazie davvero Sindaco, e grazie anche di aver riportato il parere e la posizione ufficiale di ANCI su questo delicato problema. Adesso è la volta del dottor Luca Di Domenico, che è dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia e che si è occupato specificamente, adesso ci racconterà lui in che termini, di studiare l'evoluzione delle comunità energetiche nell'ambito dei borghi. E in particolare quello che le vorrei domandare, dottor Di Domenico, come cambierà la cultura e gli stili di vita dei cittadini in funzione dell'avvento delle comunità energetiche? Prego. Dottor Di Domenico, l'abbiamo perso? Accende il microfono cortesemente. Sì, c'è stata una piccola caduta di rete. Perfetto, può partire adesso. Grazie. Prego. Rispondendo alla domanda, volendo declinare differentemente il titolo del webinar da motore a, secondo noi, rivoluzione, io faccio parte insieme ad altri colleghi dell'assistenza tecnica nazionale della rete del Borghi Autentici d'Italia, che in qualche modo è un cuscino di supporto ai colleghi che sono RUP e tecnici comunali sulle varie tematiche, in particolare io mi occupo di quella energetica e quella ambientale. Quello che riscontriamo come assistenza tecnica è che la rivoluzione della figura del prosumer e della comunità energetica, che a nostro giudizio correttamente è stata anticipata rispetto alla mi sentite? Perché è andata via? Sì, la sentiamo. Ah, okay, diciamo. Abbiamo tolto il video, che forse vado avanti tranquillamente. Okay, vado meglio avanti. Quindi dicevo, rispetto all'anticipazione, giustamente il senatore Girotto diceva nell'intervento della prima sessione, è stata tolta molto positivamente dai territori. Quello che riscontriamo però è la difficoltà di raccontare e favorire la partecipazione delle comunità. Noi lavoriamo con comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, quindi abbiamo meno la configurazione del condominio, quindi il singolo immobile, e molto di più
configurazione, diciamo, del rione, del quartiere, quella che spesso viene chiamata la comunità energetica rionale, quindi in qualche modo di una porzione del borgo che è allacciata alla stessa Badia. I piccoli borghi sono stati già lasciati fuori da quello che è stato tutto il tema delle smart city, delle smart community, di cui tanto si è parlato, ma poi di fatto non si è operativamente declinato. Quindi quello che stiamo cercando di fare è capire come l'ecosistema locale fatto dai cittadini, dall'amministrazione, dai piccoli artigiani, abbia concretamente il senso della parola prosumer, che per noi è declinabile in maniera più corretta come coloro i quali condividono l'energia, cioè con quelli che utilizzano il vettore energetico come strumento di stare insieme, di darsi fiducia e di mettere a disposizione ciò che si ha. Per fare questo abbiamo iniziato ad avere un approccio molto connesso a quello che era una nostra competenza di supporto alle pubbliche amministrazioni, che era per l'elaborazione dei piani energetici, quindi dei cosiddetti PAESC, in cui l'approccio di Borgo Utenza è stato sempre quello di costruire i piani di azione energia sostenibile dal basso attraverso una condivisione con i cittadini. Chiaramente il Covid ci stava rallentando molto nella proposizione di questi temi a livello locale, e i numerosi webinar, compreso quello di oggi, che servono per ampliare la platea e la conoscenza sul tema delle comunità energie rinnovabili, non sempre raggiungono i piccoli borghi. Quindi, che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo provato, nell'ambito di un progetto, per fare un esempio concreto che magari può essere utile come testimonianza, nell'ambito di un progetto, il programma Interreg, nel quale l'Unione dei Comuni della Grecia Salentina, in provincia di Lecce, è lead partner, e noi come Borgo Utenza Italia, diciamo, abbiamo curato l'elaborazione del progetto e l'assistenza tecnica. In questo progetto, il cui scopo è quello di, appunto, finalizzare e consentire una pianificazione strategica ed energetica efficace, ma con un modello di governance che coinvolga realmente il territorio, abbiamo individuato in un comune italiano aderente a questo progetto, in particolare in Molise, convincendo in qualche modo l'amministratore, l'amministrazione a farsi soggetto di esempio per la concreta realizzazione della comunità energetica. Cioè abbiamo utilizzato la leva della fiducia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, in modo tale che l'impianto fotovoltaico del comune, quindi realizzato sulla scuola, invece di essere realizzato con lo scambio sul posto altrove, quindi con quel strumento che consente al comune di compensare in parte i propri consumi, in parte i consumi di altri edifici pubblici, fosse messo nella quota di produzione di eccellenza a disposizione della comunità energetica. In questo modo il sindaco e l'amministrazione, sul quale stiamo finendo delle azioni di sensibilizzazione e formazione, di fatto diventano loro stessi promotori di un messaggio in cui il comune ha di metterci la faccia. Questo consente in qualche modo, nella nostra esperienza, per altri progetti similari su temi di condivisione, di avere un maggior livello di adesione, un maggior livello anche di curiosità e di fiducia verso il tema. Con questo voglio dire che per la nostra esperienza l'importanza della comunità energetica non sta solo dietro a tutto il lavoro che il regolatore ha fatto con il rapporto tra ARERA, GSE, RSE, che è stato condotto anche con tempi, a nostro giudizio, corretti nell'ambito della proposizione della dialettica con le stakeholder, ma soprattutto sta nel portare dentro alle comunità energetiche appunto le comunità e i cittadini. La trasparenza e la tecnologia che ci deve essere dietro alla piattaforma tecnologica di supporto alla comunità energetica, che è l'altro tassello, quindi la possibilità di monitorare e vedere, è l'altro elemento che attraverso la tecnologia noi riteniamo sia utile a dimostrare sul campo, in maniera totalmente libera e consultabile, che il concetto innestato all'interno della comunità, che è quello di mettere in condizione l'energia e di utilizzarla anche per rafforzare la resilienza, scusate se utilizzo una parola di cui si abusa anche troppo, però la capacità di restare e vivere in un piccolo borgo può anche essere utilizzata alla leva della comunità energetica per una piccola attività che magari presidia il territorio, quindi la piccola macelleria, il piccolo
la farmacia di quartiere piuttosto che il piccolo artigiano. Abbiamo aggiunto un ulteriore elemento cercando di coinvolgere le imprese individuali, quindi il fabbro, l'elettricista, l'installatore di impianti, perché riteniamo che questo poi possa generare ulteriore livello di affezione alla comunità energetica, cioè se nella realizzazione e nella manutenzione degli impianti è il personale tecnico, sia tecnici in termini di professionisti che di operatori, questo può incrementare ulteriormente il senso di appartenenza a quello che è qualcosa di più di una semplice declinazione normativa della direttiva europea a nostro giudizio. Bene, grazie, la ringrazio molto. Luca Di Domenico dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, grazie per la sua testimonianza. E veniamo all'avvocato Emilio Sani. Emilio è un profondo conoscitore della normativa ambientale e di quella autorizzativa delle rinnovabili e credo che sia una delle persone più adatte alla quale chiedere cosa concretamente, Emilio, bisogna fare per costituire una comunità energetica rinnovabili, qual è l'approccio giusto anche per, come dire, ottimizzare gli aspetti burocratici. Emilio. Grazie a tutti, mi fa molto piacere partecipare a questa occasione di condivisione anche per tutti gli interventi molto interessanti precedenti. Io farò una rapida carrellata su appunto come fare una comunità di energia rinnovabile. La prima cosa è la individuazione dei membri. Come sappiamo, la comunità di energia rinnovabile può essere fatta solo in ambiti circoscritti, cioè sotto la cabina secondaria, che è la cabina fra la bassa tensione e la media tensione. Quindi la prima cosa da fare è raccogliere adesioni dai soggetti che sono nelle vicinanze del previsto impianto di produzione, poi farsi dare una liberatoria per la privacy e inviare una lettera al distributore nel quale si elencano tutti i numeri della bolletta di tutti i soggetti che si vuole far aderire alla comunità. Entro 10 giorni il distributore ti dice quali possono aderire alla comunità e quali no. Quindi, una volta identificati i soggetti che possono aderire alla comunità, si può fare, anche senza bisogno di notaio, la costituzione di un'associazione senza scopo di lucro, nella forma di ente del terzo settore o in altra forma, che raggruppi i soggetti che vogliono costituire l'associazione. La forma giuridica è libera, conviene scegliere una forma di ente non commerciale come quella di ente del terzo settore, perché in questo modo si possono avere le detrazioni fiscali. Fatto questo accordo che ha costituito l'associazione non riconosciuta ente del terzo settore, insomma fatto lo statuto, bisognerà anche fra i membri fare un accordo per stabilire con che modalità andare a redistribuire dalla comunità di energia rinnovabile ai membri i ricavi. Infatti la comunità non è un sistema che riduce direttamente le bollette, ma la comunità incassa per la produzione dell'impianto che viene consumata simultaneamente alla produzione un incentivo che nel complesso è pari a più di 3 volte il valore dell'energia, e questo incentivo viene incassato dal referente della comunità che poi lo dovrà dividere fra i membri. Quindi parallelamente allo statuto dovrà essere fatto un accordo con il quale i membri della comunità stabiliscono in che modo ripartire questi ricavi. Fatto lo statuto e fatto l'accordo sui ricavi, è il momento di fare l'impianto. E qui il primo punto è: ma chi ci mette i soldi per fare l'impianto nel momento in cui questa è un'associazione non riconosciuta che mette insieme delle persone che evidentemente non hanno capitali di investimento? E a questo punto ci sono diverse alternative. Una soluzione è quella che l'impianto venga messo a disposizione dal comune attraverso una convenzione, e adesso ci sono anche le regole di attuazione
dell'articolo 55 del codice del terzo settore che vanno a stabilire con che modalità debba essere fatta questa convenzione. Quindi una possibilità è che ci sia una convenzione con il comune e l'impianto l'ho messa a disposizione del comune. Una seconda possibilità è quella che viene aperta adesso dal recovery plan per i comuni sotto i 5.000 abitanti, dove se le indicazioni che sono arrivate sono corrette, dovrebbe essere possibile avere un finanziamento totale dell'impianto della comunità attraverso i fondi del recovery plan. E quindi questo risolverebbe evidentemente per i comuni fino a 5.000 abitanti il problema di dove trovare le risorse finanziarie. In alternativa c'è la possibilità che l'impianto sia messo a disposizione della comunità a noleggio da parte di un operatore privato che non sarà membro della comunità, ma si limiterà a finanziare l'impianto, metterlo a disposizione della comunità e la comunità, quando percepisce gli incentivi, pagherà il canone. Ecco, queste sono le forme in cui la comunità fa l'impianto senza spendere niente. È ovvio che poi se si è in contesti comunitari dove invece non ci sono problemi a reperire capitali può essere diverso, però io ho parlato di queste perché la comunità nasce per aiutare i più deboli e quindi è giusto pensare anzitutto a come le comunità possano fare i loro impianti laddove non ci sono risorse per farli. Una volta finanziato l'impianto e completato l'impianto, la comunità farà la richiesta di incentivazione che viene presentata dalla comunità in nome dei membri della comunità e l'incentivo sarà percepito da quando l'impianto entra in esercizio. Dal punto di vista delle tasse, adesso abbiamo avuto un chiarimento per cui sicuramente nel momento in cui la comunità è composta solo di persone fisiche, i soldi che vengono percepiti dalla comunità e poi redistribuiti alle persone fisiche saranno neutri da un punto di vista fiscale e quindi non saranno considerati ai fini delle imposte e non saranno considerati ai fini IVA. Fatto salvo il caso che la comunità produca più energia di quella che viene consumata simultaneamente, perché in tal caso questa parte di eccedenza tra quello che viene prodotto e quello che viene consumato nello stesso momento sarà invece, per quanto riguarda la componente dell'energia venduta, soggetto a reddito diverso. Resta inteso che l'obiettivo dovrebbe essere quello comunque di ridurre al minimo questa componente eccedentaria e quindi sostanzialmente, almeno quando si tratta di redistribuzioni a favore di persone fisiche, dovremmo essere in una situazione di neutralità dal punto di vista fiscale. Chiudo ricordando che una delle ragioni importanti per la redditività delle comunità di energia rinnovabile è il fatto che c'è la possibilità di cumulare agli incentivi, che come ho detto sono più di 3 volte il valore dell'energia, anche la detrazione fiscale. Questa è la ragione per cui da un punto di vista finanziario è utile puntare a sistemi in cui il finanziamento arrivi direttamente all'ente del terzo settore o comunque alla comunità e la comunità faccia direttamente l'investimento, perché laddove la comunità fa l'investimento direttamente potrà anche usufruire della detrazione fiscale del 50% che con i meccanismi di cessione del credito d'imposta possono portare a avere sostanzialmente una riduzione del costo di investimento del 40%, perché c'è quel 10% di margine che viene lasciato a chi acquista il credito d'imposta. Quindi, riassumendo, la comunità di energia rinnovabile oggi si prospetta come un sistema in cui si possono trovare delle soluzioni per fare gli impianti da parte dei cittadini senza costi di investimento diretto e se viene utilizzata anche la detrazione fiscale,
comunque con una riduzione del costo di investimento da ammortizzare pari almeno al 40%. E tutto questo chiaramente può essere un importante fattore per avere somme significative da distribuire ai cittadini in restituzione di quanto incassato alla comunità per l'energia condivisa. Poi chiudo dicendo che un altro fronte interessante, secondo me, si potrà aprire iniziando a pensare che la comunità di energia rinnovabile, soprattutto in situazioni di povertà energetica, possa non solo fare impianti di energia rinnovabile, ma eseguire a supporto dei propri membri più in difficoltà anche interventi di efficienza energetica, perché questo è previsto dalla direttiva 944 del 2019, la direttiva mercati, e secondo me è un'evoluzione molto interessante a cui bisogna pensare soprattutto per aiutare le fasce più deboli. Grazie. Grazie davvero, Avvocato Sani, molto molto interessante il suo contributo. Sono arrivate molte domande, gliene pongo solo un paio rapidissimamente perché abbiamo poco tempo. L'impianto non può essere realizzato con l'ecobonus, in parte si è già risposto nella prima parte, prego. L'impianto può essere realizzato con l'ecobonus, se viene realizzato con l'ecobonus non avrà diritto alle incentivazioni. Bene, e dunque il super bonus, cioè, sì, quello del 110%. Quello del 110, perché l'ecobonus ordinario non è utilizzabile, è utilizzabile il bonus ristrutturazioni 50%. E per le piattaforme di gestione, ci chiedono, è previsto un terzo gestore? Quello che io vedo nella mia esperienza, sto seguendo molte comunità di energia rinnovabile, è che le comunità di energia rinnovabile per la gestione dei loro adempimenti amministrativi si affidano a una società di servizi che gli gestisce il riparto dell'energia, il riparto dei costi e tutti gli adempimenti di carattere amministrativo nei confronti del GSE, ivi compreso poi quelli che sono la elaborazione di tutti i dati che sono in capo alla comunità. Quindi io penso che per fare bene la comunità è necessario che la comunità mantenga completamente la sua indipendenza in termini di governance e decisionale, però per tutti gli adempimenti faccia ricorso a società che propongono servizi di supporto alla gestione. Sono domande interessantissime, gliene pongo altre due, ma le chiedo di rispondere in modo telegrafico. Per quanto riguarda la redistribuzione degli utili, sì. In che termini va monetizzato? E poi l'impianto può avere un sistema di accumulo interno alla comunità energetica? Per quanto riguarda l'accumulo, ci può essere, ma deve essere un accumulo dove c'è il punto di prelievo di uno dei membri della comunità o un punto di emissione dell'impianto della comunità. Invece, se l'accumulo è isolato, in un punto di connessione isolato, non si riesce a valorizzarne le potenzialità per come oggi è strutturata. Quindi sì, accumulo, ma se lo metto dove c'è l'impianto di produzione o dove c'è l'unità di consumo. Ok, non accumulo separato. Bene. Ecco, l'altra domanda era sulle modalità di distribuzione degli utili. Il riparto è libero, deve essere però secondo criteri non discriminatori, quindi nelle comunità che seguo in genere viene fatto o in funzione del contributo che si dà alla condivisione di energia, cioè di quanta energia si consuma mentre è prodotta, oppure a testa, cioè a ognuno in modo uguale. Bene, grazie davvero Emilio Sani. Veniamo a Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari e vicepresidente dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia. Sindaco, benvenuto e grazie anche perché la vedo estremamente giovane, questa è una cosa che davvero ci dà grande soddisfazione nel nostro lavoro. Ecco, so che state facendo qualcosa di particolare, di sperimentale a Biccari, ci racconti che cosa sta accadendo? Sì, intanto grazie ovviamente per l'invito e per questa bella opportunità di confronto. Dove si trova Biccari, scusi?
Ecco, partiamo dal contesto che è molto importante. Noi siamo sui Monti Dauni, in provincia di Foggia, nella parte più interna della nostra provincia, quindi per intenderci quasi al confine con la Campania. Veniamo da un territorio bello ma ricco di paradossi, tra cui il paradosso energetico, perché siamo nella provincia probabilmente tra le più difficili d'Italia, sempre all'ultimo posto, tra gli ultimi posti negli indicatori, diciamo, sulla qualità della vita o sul reddito pro capite. Eppure il nostro è un territorio molto ricco, soprattutto dal punto di vista energetico, il mio in particolare, sia per quanto riguarda gli idrocarburi, quindi le fonti fossili, che le rinnovabili. È un territorio particolarmente produttivo dal punto di vista energetico, eppure questa ricchezza non si è tradotta evidentemente in una crescita generale per i nostri Monti Dauni. In questo contesto Biccari però rappresenta un piccolo comune rinnovabile. Noi abbiamo già realizzato 200 kW di fotovoltaico sui tetti comunali, abbiamo un impianto di pubblica illuminazione totalmente a LED, abbiamo efficientato gli edifici scolastici, abbiamo infrastrutturato le aree rurali con lampioni con pannelli fotovoltaici e addirittura ultimamente abbiamo anche implementato le colonnine per la ricarica di auto elettriche. Insomma, siamo un piccolo comune rinnovabile e proprio in questo contesto la comunità energetica che stiamo sperimentando rappresenta una, se vogliamo dire, una naturale evoluzione di questa nostra sensibilità, di questa nostra attività, soprattutto perché il nostro è un comune già allenato a fare comunità. Si faceva riferimento prima alle cooperative di comunità, noi ne abbiamo costituita una nel 2017 con oltre 200 soci, impegnata nella valorizzazione di moltissime risorse locali e ambientali, a cominciare dal bosco. E quindi in un contesto sensibile alle rinnovabili e allenato a fare comunità, la comunità energetica ci sembrava una sfida da cogliere e da provare a realizzare anche prima degli altri. Come lo abbiamo fatto? Innanzitutto coinvolgendo Enostra, che è il nostro partner tecnico che ci aiuta nella progettazione, nella costituzione della comunità energetica. Si faceva riferimento prima alle difficoltà anche dal punto di vista delle risorse umane, delle competenze dei piccoli comuni. Noi l'abbiamo risolta in questo modo, e poi con una collaborazione molto bella, molto significativa con Arca Capitanata, che è l'agenzia regionale per la casa e per l'abitare, quello che un tempo si chiamavano istituti autonomi delle case popolari, perché sui loro immobili presenti nel nostro comune andremo a realizzare gli impianti che dovranno servire a circa 70 famiglie. Quindi l'obiettivo è quello di partire dal contesto più in difficoltà del nostro tessuto urbano, appunto dagli alloggi di edilizia popolare. Il nostro progetto è abbastanza avanzato, in questo momento abbiamo già realizzato questi protocolli d'intesa, stiamo per partire con la progettazione dell'impianto, impianto che sarà realizzato con fondi comunali, se quelli annunciati dal recovery non saranno immediatamente disponibili. Un'altra caratteristica molto bella, molto importante del nostro progetto, come dicevo, è quello del coinvolgimento delle persone e degli abitanti, degli assegnatari degli alloggi di edilizia popolare. Questo perché questa iniziativa non vuole essere soltanto una risposta ovviamente alla povertà energetica, ma anche un'iniziativa sociale e culturale. Ovviamente stiamo incontrando delle difficoltà, si è fatto cenno prima ad alcune problematiche legate per esempio al limite di 200 kW che non ci consente di coprire tutto il paese, o al limite della monocabina. Un'altra difficoltà che stiamo riscontrando è quella di così andare a servire un territorio largo, perché i piccoli comuni spesso sono abitati da poche persone ma hanno territori molto molto
molto ampi, e la comunità energetica è evidente che è stata pensata più in verticale, no? Su un condominio che in orizzontale su un territorio largo come può essere quello di un comune rurale, però insomma stiamo lavorando per risolvere anche questi problemi. Come dicevo prima, il nostro è un progetto essenzialmente sociale e culturale, perché vuole rafforzare ancora di più il concetto dell'importanza di stare insieme, dell'importanza di andare a sperimentare delle soluzioni innovative. Molto spesso si pensa ai piccoli comuni come ai custodi di un piccolo mondo antico, invece possono essere, come testimonia all'esperienza di Borghi Autentici, dei luoghi di grande innovazione, di sperimentazione, se vogliamo anche di anticipo, e anche per dare un segnale importante ai nostri concittadini e al nostro territorio di riferimento. Noi diciamo sempre che la transizione ecologica necessita prima e forse ancora di più di una transizione culturale. Questa è la nostra sfida, provare a realizzare qualcosa di concreto nel nostro territorio che porti vantaggi pratici, concreti, quotidiani, ma anche che dia segnali di speranza e di fiducia per il futuro. Bene, grazie infinite Sindaco, grazie per la vostra testimonianza e anche per la vostra esperienza di questo piccolo borgo che mi sembra che sia assolutamente avanzato su parecchie scelte della sostenibilità. E veniamo a un intervento che io giudico molto corposo, molto importante, che è quello del professor Sergio Olivero. Buongiorno professore, benvenuto. Energy Center del Politecnico di Torino e presidente del Comitato Scientifico Comunità Energetiche Rinnovabili di Magliano Alpi. Ora, Magliano Alpi, come oramai tutti sappiamo, è stata la prima comunità energetica rinnovabile ad essere operativa in Italia. Credo che il professore ne abbia pieno merito di questa, diciamo, primogenia, ed è molto interessante sapere da lui quali sono state le difficoltà che ha incontrato in questa attività un po' pioneristica e quali sono le potenzialità che lei vede di questo nuovo modello energetico. Professore, benvenuto. Grazie. Devo dire, difficoltà, più che di difficoltà parlerei di impegno che si è reso necessario. In qualche modo Magliano ha dimostrato che si poteva fare, chiaramente facendo convergere competenze, facendo convergere anche una disponibilità della macchina amministrativa locale, perché uno degli elementi essenziali per l'avvio delle comunità energie rinnovabili nei comuni sono i segretari comunali, che sono garanti di procedimenti amministrativi, e quindi è fondamentale che la macchina appunto burocratica sia consapevole e abbia voglia di mettersi in gioco. Quindi più che di difficoltà direi proprio è stato un processo di entusiasmo, un processo impegnativo che ha dato dei risultati utili. È chiaro che Magliano rappresenta nella visione soprattutto dell'Energy Center del Politecnico di Torino il catalizzatore di un processo che deve puntare alla replicazione sistematica dell'esperienza. Ci sono ormai circa una ventina di comuni che si stanno ispirando, stanno definendo delle modalità di collaborazione con Magliano, in modo particolare la comunità collinare del Friuli, dove ci sono 15 comuni che si stanno attrezzando per costituire una cabina di regia per la realizzazione proprio di un numero elevato di comunità energetiche, viste come un'occasione di rilancio per il territorio. Quello che credo sia fondamentale è che i comuni non devono reinventare la ruota, cioè non ha senso che i comuni ripartano da zero, quindi è fondamentale che l'esperienza fatta nelle diverse amministrazioni, Magliano è una di queste, ce ne sono molte altre che stanno maturando, credo che sia giusto che siano messe a fattor comune queste esperienze e possano aiutare gli altri comuni a fare bene e più in fretta. Esiste l'articolo 15 della legge di coordinamento degli enti locali che permette una collaborazione tra pubbliche amministrazioni e penso che questo possa essere proprio lo strumento anche giuridico-amministrativo per promuovere una osmosi di conoscenze.
Credo che ci sia un aspetto importante nelle che è emerso dall'esperienza fatta e dalle altre che stanno partendo, anche perché a Magliano nasceranno entro giugno altre due comunità di energia rinnovabile, una con il comune come coordinatore e una interamente di soggetti privati. Le CER non sono solo bollette più basse, sicuramente questo sì, ma rappresentano anche l'opportunità di aggregare delle filiere locali di progettisti, installatori, manutentori, quindi di lasciare il valore aggiunto a livello locale. In pratica, nel momento in cui un privato vuol mettere un tetto fotovoltaico per il quale punta a un bonus fiscale del 50% sulla di ristrutturazione, nel momento in cui aderisce la comunità energetica ha diritto a incentivi per 20 anni. Nell'ipotesi che la comunità sia fatta bene, sia bilanciata, con i profili di domanda, la domanda e la produzione siano sinergici. È chiaro che allora quella filiera locale che ha sposato l'idea della comunità energia rinnovabile è in condizione di offrire questo vantaggio, cioè se ti colleghi alla CER non solo non spendi ma addirittura ci guadagni. Quindi questo in realtà lascia sul territorio delle grosse potenzialità per artigiani, imprese, quindi può creare occupazione in un periodo in cui c'è assoluto bisogno di sviluppo locale. Un altro aspetto essenziale è che le CER sono dei soggetti giuridici di diritto privato, ma partecipabili dai comuni, restando però di diritto privato. Quindi questo direi è un approccio rivoluzionario dell'articolo 42 bis del milleproroghe che ha lanciato questa opportunità, recependo in modo anticipato provvisorio la direttiva RED 2. Il fatto che ci sia quindi un'entità giuridica privata che non è una società partecipata ma dentro l'ente locale. Quindi questo può essere una base importante su cui costruire delle nuove modalità di relazione pubblico-privato. Una cosa che tende, secondo me, sta cominciando a verificarsi e visto che come dire, si tratta di processi che in prospettiva renderanno con dei margini di profitto importanti, i sindaci cominciano a essere subissati di proposte, domande, un po', se mi si passa il termine, mutatis mutandis, come era successo, in parte succede ancora con l'illuminazione pubblica, in cui tanti propongono e il sindaco poi non ha gli strumenti per capire, per valutare le offerte. Quindi credo che sia, questo vale ad esempio per il discorso delle piattaforme di gestione, ce ne sono diverse, altre si affacceranno sul mercato, e quindi è importante che siano i sindaci siano messi nelle condizioni di poter scegliere, di poter capire i pregi e i difetti eventualmente delle diverse piattaforme. Da questo punto di vista, lo dico, diciamo una evoluzione, sono due entità che sono nate recentemente, una è l'IFEC, il Forum Italiano sulle Comunità Energetiche, lanciato dal Politecnico dall'Energy Center del Politecnico di Torino e dal Consiglio Mondiale dell'Energia, VEC Italia, che punta proprio a creare un dialogo fra tutti gli stakeholder a livello nazionale, e un'altra entità che si chiama ATENES, Associazione per la Transizione Energetica Equa e Sostenibile dell'Autoconsumo Collettivo, che è stata invece lanciata il 14 maggio in occasione del lancio del primo autoconsumatore collettivo operativo d'Italia a Pinerolo. La logica è quella di rivolgersi in questo caso ai cittadini, quindi mettere i cittadini da un lato, i sindaci dall'altro, nelle condizioni di poter valutare, di poter capire. Devo dire che fa piacere sentire che il Recovery Fund probabilmente stanzierà delle risorse importanti. Risorse che in realtà già c'erano, perché per esempio un comune come Magliano, sotto i 5.000 abitanti, con la legge 160, il decreto del Ministero dell'Interno del novembre dell'anno scorso, quest'anno ha impegnato 100.000 euro interamente a fare comunità energetiche. La legge 160 è ancora attiva nel 2023-2024, al momento con una dotazione di 50.000 euro. Per cui diciamo soldi gli enti locali ne hanno, è chiaro che se ne arrivano degli altri siamo tutti estremamente contenti, ma io credo che il più grosso vantaggio che potrebbe arrivare da risorse aggiuntive sarebbe nella capacità di aggregare i comuni in modo tale da definire una capacità di governance a livello locale efficace. Quindi ci muoviamo anche in un'ottica di check di comunità energetiche dei cittadini, che quindi comporteranno la possibilità, come dire, di superare la logica del
della prossimità che indica della direttiva RED 2, andando verso una possibilità di gestione su scala territoriale più vasta. Io credo che tutto questo, il significato profondo delle CER, che poi anche il cuore delle direttive del Clean Energy Package, di cui la RED 2 e la 944 fanno parte, sia proprio di mettere il cittadino al centro della transizione energetica, quindi consentire quella che in un certo senso possiamo vedere come una forma di democrazia energetica in cui il cittadino produttore, consumatore, prosumer, insomma, diventa in grado di, da un lato, contribuire allo sviluppo della propria comunità, ridurre le emissioni CO2 e sicuramente ridurre anche la propria bolletta. Ma io credo che le CER e anche gli autoconsumatori collettivi rappresentino soprattutto un catalizzatore di sviluppo di comunità quanto mai efficace in un momento in cui è necessario appunto che ci sia integrazione fra tutte le parti della società. Bene, bene, davvero interessante. Grazie, professor Olivero. E grazie anche per averci dato, come dire, sentore di un'esperienza portata a termine dall'inizio alla fine, che addirittura sta diventando uno degli esempi, come si diceva, di molti comuni italiani. Bene, io direi che i nostri lavori possono essere definiti conclusi. Molti gli spunti che sono usciti. Chiaramente questo è un appuntamento che non ha la presunzione di rispondere alle tante domande, ai tanti quesiti che i nostri lettori si pongono. Ci riproporremo di fare altri approfondimenti, di fare molti articoli su questo e ci riproporremo anche, in funzione delle tante cose uscite fuori in questa giornata di lavori, di cercare di spingere laddove possiamo e laddove nell'ambito delle possibilità della nostra rete si renda possibile, di spingere la soluzione di alcuni di questi problemi. Ad esempio, il rappresentante dell'ANCI ci raccontava del problema e dell'esigenza di un coordinamento nazionale per, come dire, dare dei segni concreti agli uffici tecnici dei comuni, che spesso non li hanno, e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui costruire una rete tecnica e dare delle risposte e anche degli stimoli all'ANCI. Io davvero vi ringrazio, è stato molto interessante, siete numerosissimi ancora a seguirci, ma voglio ricordarvi che chiunque lo desideri può rivedere la registrazione, che fra pochi minuti sarà resa disponibile e la potrà rivedere anche nei prossimi giorni. Davvero a questo punto è tutto, vi ringrazio ancora e vi auguro buona serata. Arrivederci.